L'appuntamento del 6 di marzo è importante, lei sta incontrando i cittadini a Roma, questo sentimento di antipolitica. L'appuntamento è importantissimo, sono dal 6 marzo dalle 8 di mattina alle 22, poi faremo sapere anche quali sono i gazebo. Questa iniziativa è un'iniziativa che ovviamente cerca di contrastare un senso di antipolitica che io, non è tanto antipolitica, è proprio diffidenza nei confronti della politica che ahimè incontro in tutti i giri che faccio, ma una delle ragioni per cui sono sceso in campo è esattamente questa. Senta Fassina, questa mattina ha annunciato che ci saranno le primarie di quell'area politica, l'area politica di sinistra. Noi avevamo le primarie dell'area politica di centrosinistra. Adesso ci saranno le primarie dell'area politica di sinistra, poi magari ci saranno le primarie dell'area politica di sinistra. Nel merito dice che la parte del programma che voi avete fatto non è condivisibile. Non si sa, io ancora non l'ho fatto il programma, quindi non c'è nessun programma, quindi non c'è neanche il programma del PD, quindi Fassina semplicemente cerca un alibi perché vuole ovviamente far perdere il centrosinistra e io sono in campo per fare in modo che invece il centrosinistra vinca. Perché ci ha appena detto che non ha ancora un programma il PD e nemmeno lui stesso? Prima risposta. Giachetti ha tante idee come le abbiamo riassunte, come hanno gli altri candidati, siccome sono idee diverse, come sempre nella storia delle primarie i programmi si scrivono dopo, perché le primarie non sono un concorso di bellezza, servono a sciogliere i nodi programmatici, siccome sono diverse le posizioni in base a chi vince si costruirà insieme il programma, ma dopo aver sciolto i nodi programmatici e lo faranno i nostri elettori.